Ragazzi, dopo 2 ore di viaggio, adesso sono le 7:20, come vedete mi sono fermato qua, fine provincia di Alessandria, ho fatto l'autostrada e entro nel comune di Rossiglione. Qua sono stato invitato dai ragazzi che organizzano la mostra zootecnica di Rossiglione, che di solito si svolge a fine settembre, l'ultima settimana di settembre. Adesso ho l'appuntamento con Davide Timossi dell'azienda agricola Currella. Sono in perfetto orario, dovrebbe essere in fase di mungitura e andiamo a trovare Davide. Questo è Rossiglione. L'azienda di Davide, il navigatore mi dà come punto quello lì, Cascina Currella. Eccolo qua, buongiorno. E qua che sono arrivato da Davide, qua c'è già il cartello vietato a fumare, quindi spegniamo la sigaretta. Buongiorno, allora, stai mungendo già? Già, a che ora inizia il mattino? Io di solito comincio alle 6:20. Sveglio alle 6, porto mia figlia al treno e poi alle 7 cominciamo. Siamo dormiglioni, dai. Qua c'è anche Ciao. mio nipote. Già l'aiutante, Sì, ma lavori qua in azienda con lui? Devo dare una mano nel tempo libero. Ah, è sabato. E questo signore? È il capo? Mi sa che il capo deve lavorare, voi fate festa. No, lui è quello che c'è sempre, lui è quello che è Ah, beh, sempre lui è logico. operativo sempre, siamo noi quelli che facciamo festa. E qua tu allevi tutta razza bruna. Solo Bruna, Ma sono brune o bio, tutte bravo. ma non originali, non No, so, le le originali brune. sono quelle che piacevano a mio zio. Il mio zio non voleva le brown, lui voleva le ovino. Poi è rimasto vittima del sistema. Ma che differenza c'è fra la OB e questa? Principalmente la produzione, immagino. Poi sono un po' più rustiche queste. Cioè, le OB. Queste sono un pochino più delicate, se le mangi al pascolo. Devi integrargli un po' il pascolo, non puoi mandarle solo in una montagna Sì. e abbandonarla così. E poi comunque, come dicevo, la produzione è diversa. Poi noi alimentiamo anche unici, non andiamo solo a, diciamo, mangime, facciamo anche l'unici, gli diamo un po' di insilato, di sorgo, un po' di mesca, Ho visto che hai del fasciato facciato. lì. Facciamo il fasciato, io mi trovo bene con questo fasciato, che facciamo il fasciato. E lo produci te? In parte sì, abbiamo un po' di terreni giù dalla parte bassa, nella zona che sarei passato vicino alla Rosina, c'è cioè quei campi, quindi faccio la mesca. E poi qua, queste zone qua, facciamo le zone più scomode, diciamo, pascolo le manze e le vacche in asciutta. Cerco di dargli anche un po' di quest'anno per qualche asciutta in più, così le zone più scomode pascoliamo. E poi il resto facciamo il pieno noi, in parte andiamo a prendere la zona dell'Ovadese. Riesci a farlo tutta la produzione di fieno? E no, un 30-40% lo compriamo. Da comprate. Sì, è tanto. Sì, un 30. Un 30-40% lo dobbiamo comprare perché comunque in tutto sono 40. Fa 3 adesso, 25 mungiture, ce ne va. E qua sono zone montane che comunque gli appezzamenti sono per il ritorno. E poi tanti posti sono scomodi e come ti dicevo ci mando le manze. Sì. Ma la parte bella è che io ho tutti i contratti fattifici, mi preparano il pieno tagliato, ammucchiato e io poi me lo vado a imballare e poi gli porto le tavole.
Loro si tengono qui. Ah, riesci a... Facciamo il baratto. Ho visto che dai un bel mucchietto là. Sì, specialmente questa stagione qua. Poi c'è un ragazzo giù dell'Ovadese che se lo viene a prendere. Porta. È quello che mi dà il fieno, la paglia, dove poi compro la paglia, la compriamo tutta. Ah beh, logico, sì. E loro hanno bisogno... E come produzione quanto hanno di media una lattazione? Ma io metto una produzione esagerata qua, più o meno siamo sui 22-23 kg al giorno. Sì. Delle... Logico, quelle fresche arrivano a 30 kg, ma poi non... Anche la stabulazione così, questa è la stalla vecchia, la stalla del 70, che l'aveva fatto mio nonno. E... Le vacche, le brown di adesso avrebbero bisogno di stalle un pochino più... Stare libere, avere un sistema un po' differente da questo. Sono arrivata anche la signora, vieni qua, fatti vedere. Ma è il secondo capo? Secondo, ma sì, anche il primo, va. Accomanda anche l'altro. Ma è normale, è normale. Mio papà dice che è uno dei capi. È meno male che ci sono loro, Ma certo che sì. Si è alzata un po' in ritardo, ma la perdoniamo, dai. Ah sì? Sì. Vabbè. Lei ha detto ai vitelli. Ehi Fabio, siamo arrivata, va. Ma come stanno bene qua i vitelli fuori all'aperto? Sì, andiamo a prenderne ancora due e li diamo a quelli. Vale. Aspetta, andiamo? E questi sono incroci col blu belga. Ah, che belli, bella forma. Uè, sei agitato te? Sei agitato? Hai fame, eh? Abbiamo la primavera, è già inoltrata. I conigli, ma dove stanno meglio che qua? Il carro Unifield, ecco, lo faccio vedere aperto così per chi non sa come funziona. Vedete tutti, questi sono coltelli che spezzettano il foraggio e ruotano. E voi siete fuori? Oh già! Sono privilegiate, loro sono privilegiate. Eh? Loro sono privilegiati, hanno lo spazio fuori, quelle quattro lì non stavano dentro, vabbè, sono proprio enormi. Quella lì, la vecchietta che è lì dietro è grossa tanto. Sapete che qua è quella lì dietro? Quella lì dietro è la vecchia lì. Esatto. E la sorella? È una campionessa della Val Venosta. Proviene dalla Val Venosta lei, e la sorella era stata campionessa là, si chiamava quella vacca là, De Bertoli. È un'altra sorella ancora, una buona vacca che è lì da De Bertoli. Ah, lo salutiamo allora. E io non lo conosco, solo ero stato a fare i video, sì. Il proprietario mi aveva detto, la sorella di questa è da De Bertoli, è una buona vacca, ma sono vacche che sono macchine da guerra, non perde un colpo. Ah, aspetta, non perde un colpo, una volta l'anno c'è il tuo vitello. E poi fa anche tanto latte, è stata punteggiata 90 punti alla mammella, non è proprio una cosa. Sì. Per me è un risultato. Una gran vacca. È una gran vacca. Per questa, adesso anche lei è vecchiotta, è stata campionessa alla nostra mostra di Rossiglione 2 anni fa. Quella che è fatta a settembre. Facciamo l'ultima domenica di settembre. Quest'anno vedrò di venire. Sarà meglio che venire a trovare la mostra Zotti. Se non sono già impegnato. Abbiamo provato a settembre, ma
E poi ne parliamo. L'ultima di settembre dovrai avercela libera ancora. Principalmente è per la bruna, perché la valle qua è quasi tutta fatta da latte bruna, diciamo. Però ci sono anche altri progetti, c'è qualche pensata rosa, qualche cavallina, cavalli, altri, diciamo, c'è un po' tutto, però principalmente la bruna, data la bruna che viene giù l'esperto. E questa bungerle le fai venire dentro? Sì, facciamo venire dentro due volte, apriamo la catena. Per esempio adesso se fai un passo indietro la faccio entrare, se lo devi entrare. Vai. Questa deve toccare, vai. Dai. No, per favore. Quanti capi hai in tutto? In tutto 43, in mungitura? No, in mungitura sono 25. Ah. Ce n'è, ora beh, due sono in asciutta, gli animali grandi sono quelli. E poi abbiamo tante mandrie, perché la previsione è quella di ingrandire la stalla, di fare una stalla nuova. Non lo dico più perché è anni che lo voglio fare. Non ci sì, riesco. Sì, sì. Ora, dovrei essere addirittura d'arrivo per quest'anno. Però non mi espongo perché è troppi anni che lo dico, quest'anno lo faccio, sta stalla, è dal 2016 che lo dico. E di fatto ho tante manze, un po' di manze sono su quelle stallette, su 8 manze tra gravide e alcune che sono da ingravidare, diciamo dai 15 ai 2 anni, 15 mesi, 2 anni sono su dove capannone. Ma quanto è in gravidi 2 anni? No, ingravidiamo solitamente verso i 16-17 mesi, perciò vanno a partorire a 2 anni, 26-27 mesi. Poi dipende tanto da come sono piazzate le manze. Ad esempio, sul 4, se te la faccio vedere, c'è una manzetta che ha 13 mesi, sarà sui 300 kg, sì, sì. È pesante, è cresciuta tanto, perciò penso di ingravidare. Usiamo 60, sulle manze facciamo 60. Con le vacche facciamo tutto Gruberga, a parte quelle un po' più, tipo, quella lì che è stata la campionata. E poi quelli li ingrassi anche o no, vendi vitelli? Noi solitamente, a parte quelli che hai visto là nelle capiente, che sono un po' più grandi del normale perché ha ritardato a tirarle commercialmente. E come mai è croce col Gruberga? Perché il vitello bruno commercialmente ha poco valore. Allora io faccio, e il Gruberga punta benissimo sulle piume. Invece col piemontese ho notato. Hai mai provato? Sì, sì, ho già provato. Non viene, vengono belli, ma il commerciante piace più il Gruberga. Il piemontese rimane chiaro, rimane un brunetto un po' formato, si confonde col bruno. Il commerciante ha bisogno di vedere. Sì. Però so che c'è gente che fa l'incrocio, tipo se ti esce una femmina. Incrociata piemontese bruna parte proprio la generazione dopo viene dei vitelli che se gli dai un belga o un piemontese viene formato da perde velocemente l'aspetto della bruna che è un po' più sì. E qua come problemi di parto non ne avete perché sono vacche grandi, sono enormi difficilmente sì. Però comunque un parto non è difficile, all'anno è facile che ci sia. Sì. Non è proprio, però generalmente parto di sonda solo, non abbiamo problemi. Aspetta che... Dimmi a Paolo. Ciao. Vedi la tua amica con mia mamma la foto, della piega, mia mamma. Con la foto. Parla, guardali. Vale, retro. Retro. Vai. Bella, vai. Lo sa già, va al suo posto. Non si inserisce la retro. Allora è lunga, aspetta lunga. Dai, aspetta. Dai, Ale. No, di.
Hanno le loro manie. Sono arrivati altri colleghi, chi sono? Sono Luca e Matilde, dell'azienda I Piani. I Piani e Matilde, invece Luca è della Colla. Ok, anche loro allevatori di vacche? Certo, allevatori di punta, non allevatori qualunque. Ah, sì, sì. Matilde di più, Luca un po' improvvisato, ma ce lo teniamo lo stesso. Oh, beh, lo teniamo lo stesso. Ma andiamo anche da loro? Forza! Forza. Prossimo vai. Video? No. Dopo, altri giri. Altro giro. In teoria dovevamo andare dal presidente della valle, della valle Berlino, perché noi abbiamo qua è una repubblica autonoma. Ecco qua che valle è come. Adesso è una battuta. Qua è Valle Berlino, valle di Rossiglione. E tra poco volevamo andare da un ragazzo, ma anche purtroppo sono prima dell'influenza. Da ieri che l'influenza era presidente della Repubblica Autonoma del Berlino. Ma ritorniamo poi. Ritorniamo. Adesso è finito di mungere, attacchi il tubo, mandi il latte nella cisterna. Sì, la mungitura di ieri sera e di stamattina. Va, scarichiamo il camion che va al caseificio di Imperia, latte Valle Genovese. Passa il camion, però il camion è grande, devo andare. Lo trasformano o fanno il latte? Fanno latte alimentare, latte Valle Genovese. E mentre una parte lo teniamo, che poi lo consegniamo a un altro caseificio qua della zona, un piccolo caseificio, poi vedrai tra un po', e una minima parte a una gelateria qua del paese, che fanno dei gelati veramente buoni, Dolci Tentazioni. Sono tre ragazze e sua mamma fanno dei gelati che sono una bomba. E ora carichiamo, andiamo giù. Vale. Vieni che ti faccio vedere la produzione. Aspetta qua. Vedi? Voilà. Oro bianco. E via. 2-3 minuti abbiamo caricato, andiamo giù, andiamo a portarlo nell'altro frigorifero, che poi arriva il camion e lo raccoglie. Per le 9 passa e lo porta giù. Latte Valle Genovese. Ah, l'Unifield con la carriola. Sì. Ma quindi preparate il carro e poi venite a scaricarlo qua. Sì. Si fa come si può. Lo spazio è quello che ha. E poi andiamo di là. E gliele date sempre a volontà? Sì, il più possibile. Oggi siete un mezzo esercito, già. Dobbiamo portare su alle manze. Sì. Il trattore manuale. Sì. Lo utilizziamo ancora. Questo qua è difficile che si rompa. Questo va sempre, eh? Sì. Allora, qua che aspetta. Sì, lo so, ma più o meno questo. Ui. Ciao, ma che dolci che sono.
non scappare. E abbiamo preso il vizio con la mattina. Prenderosi quando mi diretto qua fuori. Allora che arriva la pappa, dai! Dai che arriva la pappa! Ciao! Ciao! Oh, sta brava! Allora, queste sono a posto. No, ti manca ancora. Bisogna dividere perché sennò fai tutto grosso. Te la salvi con una carriola o no? O devi fare. Circa, dipende come la carichiamo. Poi bisogna farne anche due. Così stanno a posto per tutto il giorno. Vai a mangiare, va. Vai a mangiare. Vieni, dai. Vieni, dai. Le coccole. Ho trovato il capo da portare il latte, andiamo a far colazione? Assolutamente, sotto latte e focaccia, latte e focaccia. Latte e bagniamo la focaccia nel latte, è una forza. Specialità qua? Sì, la focaccia va mangiata pucciata nel cappuccino. Ah, il cappuccino? La focaccia salata nel cappuccino dolce? Sì. Ok, va bene, assaggiamo anche quello. Dai, andiamo. Va bene, va bene. Due, poi dopo andiamo da caseificio di Carlo Olivieri, gare. Ah. Dopo andiamo a vedere la ricotta e le scamorzine. Andiamo a fare colazione. Da qua. Dov'è il cappuccino da pucciare la focaccia? Vuole farmi pucciare la focaccia? Faccio il vino bianco, però vedrai che cosa. Va bene, va bene. L'arrangiamo, va bene, va bene. All'arangiuva. Allora adesso, Davide, adesso ti sei tolto... Adesso sono vestito come la gente normale. Ma, voilà, senza tutta. Niente, adesso andiamo dal caseificio Garre di Olivieri Carlo a Campo Ligure, che è un mio cliente che prende un po' di latte da me, lo trasforma. Questa mattina credo che faccia le scamorzine. Così chiudiamo il tuo video, la tua azienda casaro, qua, salutiamo tutti. Che viene dalla scuola di Reggio Emilia, è stato a Reggio Emilia a fare il parmigiano, è un casaro. Allora ce lo facciamo raccontare da lui. Ce lo facciamo raccontare da lui, vedrai che... E portiamo tutti loro anche. Sono stati bravi, li portiamo, dai. Ok, allora portiamo tutti. Anche il cane. Ciao. Thank you.